Uno dei problemi che interessano la popolazione maschile è la disfunzione erettile. Ne ha parlato il professor Pierandrea Della Camera, urologo e andrologo per la VSK Medical di Campobasso. Sono il dottor Della Camera, sono urologo e andrologo presso il VSK Medical di Campobasso e provengo dalla scuola urologica fiorentina prestando la mia attività anche al centro chirurgico toscano di Arezzo. Cosa si intende oggi per disfunzione erettile? Oggi la disfunzione erettile non è più, come si diceva una volta, solo ed esclusivamente basata su un'eziologia, su una causa psicologica, ma quest'oggi la disfunzione erettile può essere considerata come una spia di una patologia ben più grave alle spalle. Quello che spesso fa la gente, fa la popolazione, è che in caso di disfunzione erettile si affidano spesso ad un amico che consiglia di prendere le famose pasticchine colorate, i famosi farmaci, la famosa pillolina blu, cioè quei farmaci che stimolano e incrementano l'erezione. Oggi come oggi, ecco, questa è una cosa sbagliatissima. Perché? Perché si possono nascondere dietro una disfunzione erettile delle cause, che possono essere delle cause ormonali. Basti pensare anche alla carenza di testosterone, e ricordiamo che i soggetti che hanno carenza di testosterone sono quei soggetti che poi più frequentemente possono poi sviluppare l'infarto del miocardio. Quindi un soggetto prende una pasticchina, copre una patologia che lo può portare ad un infarto, oppure addirittura ci sono dei casi in cui si può sviluppare, possono avere per dire una sclerosi multipla o qualche altra patologia neurologica, nonché anche delle disfunzioni anche e delle patologie di natura tumorali. Basti pensare che per dire gli adenomi dell'ipofisi, l'ipofisi è una piccola ghiandola che si trova nel cervello e che è una specie di centralina di controllo del nostro corpo. Dei tumori in questa zona, sia benigni che tumori maligni, possono causare e determinare una disfunzione erettile. Quindi il fatto di prendere una pasticca può coprire delle patologie ben più gravi, e sono dei soggetti che poi, quando scopriranno la patologia che ha causato la disfunzione erettile, ovviamente sarà una patologia molto avanzata. Ovviamente la disfunzione erettile può essere anche di natura psicogena, quindi soggetti stressati, soggetti che hanno problemi anche con il partner, e il fatto di assumere una pasticca, quindi per un problema psicologico, poi renderà il soggetto sempre legato alla ricerca di questa pasticca per avere un rapporto sessuale. Quindi oggi la disfunzione erettile non è una patologia, ma è la spia di una malattia più importante che c'è dietro, alle spalle, e quindi è necessario solo ed esclusivamente un percorso uroandrologico per la definizione delle cause della disfunzione erettile.